Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come state, raga? Come state? Siamo su Fortnite. Una delle cose più interessanti da capire in questa nuova stagione X è come cambierà la mappa. Penso che sia la cosa che più vogliamo scoprire, vogliamo sapere cosa succederà nella mappa, cosa farà questo meteorite, cosa farà Rift sopra questa nuova città di Pinnacoli. E dunque, nel video di oggi andiamo a riferirci. La fonte sarà Apex, un noto leakers, su quello che dovrebbe essere qualche cambiamento con la mappa versione 10.1 che potremo avere in un prossimo update. Qualche piccolo dettaglio, qualche cambiamento minore nella mappa per questa season 10. Quindi, ragazzi, guardatevi questo video, una buona visione, un bel pollicione in su e ragazzi, mi raccomando, Dragon ufficiale nello shop se volete supportarmi. Ricordatevi che su Discord attualmente è aperto il giveaway perché sto per regalare il mio pass battaglia che posso dare nel game dallo shop. Quindi unitevi qua sotto e andate nella sezione giveaway VIP nel canale testuale. Questa, ragazzi, è l'immagine che ha postato Apex, ok? E ha scritto un suo commentino. A sinistra abbiamo la mappa prima e a destra abbiamo la mappa dopo. Secondo lui, ragazzi, la neve finalmente di picco polare si scioglierà. Perché se notate nella parte centrale di questa immagine, esattamente in questa zona qui, fa vedere alcune parti, raga, che effettivamente mostrano che la neve leggermente se n'è andata nella parte ovviamente a destra, che sarebbe la mappa dopo, la V10.1. Ho pensato di portarvi questa immagine di Apex perché finalmente, raga, la neve, ricordatevi che sono dei leaks, se ne va via. Vi faccio uno zoom, un breve zoom, così magari riuscite a vedere qualche dettaglio in più. Notate come le casette in quella parte di picco polare, nell'immagine, nella parte destra dell'immagine, sono più evidenti, ok? Queste casette sono più evidenti perché chiaramente la neve si sta sciogliendo. Anche su quell'alberello che diventa un po' più verdino, notate che da quell'azzurro diventa un po' più verdino, vuol dire che veramente si sta sciogliendo. Ma riguardo invece al meteorite, che cosa ha scritto? Allora, lì sopra, ancora una volta, ha scritto Meteor Moving più Force Field, movimento della meteora e un campo di forza. Notate sull'immagine, sulla parte destra dell'immagine, che abbiamo ancora una volta questa strana scia azzurra che forma un cerchio. Un'altra palla gravitazionale, come quella forse dove c'è Rift a Spawn del Saccheggio o anche dove c'è adesso Città Pinnacoli. Un'altra bolla gravitazionale, ragazzi, un altro ritorno al passato in questa zona, praticamente vicinissima alla nuova magazzino Mufito. Ma dice anche Apex che secondo lui la meteora si sposterà. Ma questo dice che non è ancora sicuro nel prossimo cambiamento della mappa, dove vedremo effettivamente questi cambiamenti. Che poi, tra l'altro, nell'immagine lui scrive Actual Meteor Location Now, attuale posizione della meteora. E dice anche nel tweet che nella minimappa sembra che il meteorite si sia spostato. Sembra. Ma io in realtà, guardando questa immagine, non mi sembra che si sia spostata questa meteora. Non è ancora sicuro. Vi ricordate che vi ho fatto un video in cui vi ho teorizzato che secondo me la meteora non cadrà a terra. Potrebbe essere completamente sbagliato. Potrebbe essere che nella prossima patch effettivamente la meteora cada a terra e ci porti, non so, una magazzino Mufito versione 2? Una V2? Non lo so. Ma vi ho detto che secondo me questa meteora in realtà non farà chissà cosa nel suolo, ma tipo che non esiste, tra virgolette, ovviamente. Vi lascio magari qua sopra il video cliccabile perché secondo me era interessante come teoria. Ma arrivando anche lì in fondo, raga, si parla invece di un oggetto strano che appare nella nuova mappa. Una roba piuttosto strana, ovvero questa cosa qui. Dicono che semplicemente è la scia buggata di chissà quale oggetto, quindi non lo prendiamo tanto in considerazione questo pezzettino qui. Che in realtà non è presente nella minimappa dell'attuale mappa, ma in quella nuova sì, ma lasciamo un attimo da perdere, quindi se l'avete vista in giro, in realtà dovrebbe essere semplicemente un bug. Ma siccome io sono un curiosone di questa season e di quella che è la storyline di Fortnite, che è la cosa che trovo più interessante rispetto ad ogni altra cosa, raga, il famoso Rift che si trova a Città Pinnacoli. Ragazzi, qualcuno se n'è accorto? Il Rift che si sta formando sembra avere la stessa forma, forse anche identica, del rift, del mega rift che si è formato verso la fine della season 4 nel cielo. Ma vi parlo di un rift praticamente identico, che le righe stanno prendendo la stessa direzione, la stessa traiettoria. Perché questo? Ma soprattutto perché è ancora presente questo rift se ormai abbiamo avuto Città Pinnacoli ormai completa lì nella mappa?
Questa cosa, raga, non me la riesco proprio a... non riesco proprio a spiegarmela. Non ci riesco proprio. Tra l'altro qui c'è ancora, ovviamente, la palla dispone del saccheggio. Ancora ci sta questa bolla. Stessa bolla che, ripeto, dovremmo avere. Anzi, più che altro questa sfera blu, la stessa che dovremmo avere lì dove c'è il meteorite, ok? Spiegatemi anche voi, raga, questa cosa qua sotto nei commenti. Spiegatemi perché secondo voi il Rift è ancora presente e se continuerà ad espandersi o meno. Voglio sapere la vostra qua sotto. Ah, stavo per scordarmi, ragazzi, hanno svelato anche questa skin, la Bubble Bomber skin. Che ne dite di questo outfit, di questa skin qua di Fortnite? Vi piace? Fatemi sapere cosa ne pensate anche su questa skin, che penso proprio che shopperò. Mi piace, raga, non so perché, ma mi piace un sacco. Andiamo avanti. Brevi di news, questo è tutto ciò che sappiamo per il momento. Sappiamo che dovrebbero tornare anche altri punti di interesse nella mappa, ve ne ho già parlato, ma non è ancora il momento di parlarne, raga, secondo me, in un video. Ci serve ancora qualche altro piccolo indizio, soprattutto a livello di mappa. Grazie per la visione. Altro video news, come al solito. Supportate questa mia serie con il mio codice DragonUfficiale nello shop se volete veramente supportarmi. Raga, grazie per la visione. Vi aggiornerò ancora appena so qualcosa. Ciao ragazzi.